Poi volete andare in palestra? Facciti i bulugnamo su tutti, poi faccio vedere che palestra che esce. Buongiorno, scusate, io devo fare le melanzane sott'olio, ma posso rubare una cascetta di bulugnamo? Prego, fate pure, vi viene spontaneo. Grazie, servo vostro. Tanti e tanti di voi mi avete chiesto, ma come si fanno i bulugnamo sott'olio? Tu come fai? In una sola maniera che conosci, come faceva a nonna mia. Per fare le melanzane e i mulignamo sott'olio ci servono bucacci. Io uso queste ghiatte. Andiamola a tagliare così. Tagliamola, così. Adesso andiamo a tagliare a striscioline, a fiammiferino, a julienne, come volete voi, sottili, un po' più grosse, irregolari. E le mettiamo nel boccaccio, così. Ogni due melanzane, ok? Ci andiamo a mettere un filino di sale e una occia occia di aceto. Passaggio importantissimo, sale, così. Non tantissimo, due pizzichini. Anche perché poi se mettete tanto sale, questo poi vi rimane all'interno, eh? Quindi regolatelo per bene. Prendiamo l'aceto. Facciamo così. 1, 2 e 3. Stop, va bene così. Una volta fatto questo, lo andiamo a scamazzare, li giriamo, perché così incomincerà a cacciare tutta l'acqua di vegetazione. Speriamo che non mi denunciano per maltrattamento alla bulignana. Mi raccomando, spingete sempre forte forte e le ultime che stanno sotto devono salire sopra. Così, vedete, li prendete, li girate, okay? Vedete già quanta acqua di vegetazione che sta uscendo. Perfetto, e le schiacciate così. Ecco perché a nonna mia teneva un braccio tanto e uno sic sic, ma capisco. Una volta fatto questo procedimento, ci mettete un peso sopra e vi faccio vedere come. Prendete questo cosino qua, un aretino, un piattino, che va direttamente appoggiato sopra, così, semplicemente per far mantenere ben sotto, e schiacciate le melanzane, così tutta l'acqua sale a galla. Le fate stare dalle 7 ore oppure una giornata intera, così, dopo 7 ore, ma 8 ore, ma anche 24 ore, il tempo che voi tenete più opportuno, l'acqua di vegetazione è salita tutta quanta a galla. La melanzana, come potete vedere, è proprio bella bianca, bianca, bianca. Adesso prendiamolo, scolapasta, qualcosa che c'è i buchi, così, una boule, e incominciamo a fare questo. Prendete in mano le melanzane, eh? E le strizzate così. Ci aiutiamo con un bel cannovaccio, eh? Un bello cannovaccio, bello pulito, pulito. E le mettiamo dentro così, vedete? Così. A nonna mia, arrivata a una certa età, non teneva più tanta forza per stringere e si aiutava con lo schiacciapatate. Metteva lo schiacciapatate su e stringeva e faceva perdere tutti i liquidi. Lo chiudiamo così, a fagotto, vedete? Lo chiudiamo a fagotto e andiamo a strizzarlo, perché di acqua ne cadrà. Una volta fatta questa operazione qua, eccolo qua, ecco la nostra melanzana. Bella, asciutta, asciutta. Adesso la mettiamo in una boule e la andiamo a sgranare. Sgranate le nostre melanzane, le andiamo a condire, sempre con i metodi di nonna mia, poi voi dentro ci potete mettere quello che volete voi. Iniziamo con un origano selvatico di San Gerardo. Dove si trova San Gerardo? In Coppa Montagna. A piacere vostro, a gusto mio, mi piace assai. Così, prendiamoci un peperoncino, mettetele quando ne volete voi. Io di queste qua ne metto poco, ma perché questa è una raggia, sapete che vuol dire la raggia? Fa piccia in bocca. Lo prendiamo e lo mettiamo dentro così. Poi ci prendiamo una cava d'aglio. Olio mio, perché questo è un olio mio, e ce lo metto, no? L'extravergine d'oliva, così. Un filettino, oh, basta. E andiamo a miscelare, ok? E andiamo ad amalgamare, così. Vedete? Così già gli diamo la percentuale di sapore.
guardate qua, si sente l'odore, voi lo sentite l'odore? Se fate così, così, si sente addura. Allora queste qua, adesso le andiamo ad invasare, queste sono pronte pure fra 20 giorni, 25 giorni, già hanno il suo sapore, specialmente a Natale, sono capito comun. Li prendiamo, mettiamo all'interno così, e quando li mettete all'interno, così, bisogna pressare. Una volta che l'abbiamo riempito fino a sotto al collo del boccaccio, ci andiamo a mettere l'olio. Io metto l'olio extravergine d'oliva, ma perché questi sono per me, perché quando le metto sul pane, a me non mi piace a fare scarpette con l'olio di semi. E questo, visto che lo faccio per casa mia, metto l'olio d'oliva extravergine. Lo mettiamo fino a quando lo vuole. Quando se ne scende il livello dell'olio, lo dobbiamo portare fino a sopra. E la melanzana deve rimanere sempre sotto all'olio, altrimenti crea la muffa. E noi la muffa non la vogliamo. E se scende l'olio, ci mettiamo l'olio e poi lo attappiamo. Ma lo attappiamo dopo 3, 4, 5 ore, così lo appoggiamo, così. Il Santo Graal. Amulignamo su tuglio. Questa qua è quella di 6-7 mesi fa che avevo fatto già. Guardate qua, che spettacolo. Questo qua è oro, ti. Abbiamo proprio un mascottiello di pane, i mascottielli di pane. Facciamo così, vedi? Amulignamo su tuglio e frasillo, mamma.